Buongiorno a tutti. Non vi nascondo la mia forte emozione. Buongiorno innanzitutto agli organi di stampa qui presenti, a tutti i telespettatori, perché vi comunico che siamo in diretta televisiva con TV6 e ringrazio l'emittente per questo. Io voglio immediatamente entrare nel merito del motivo per il quale ci troviamo qui oggi. Innanzitutto non mi aspettavo anche questa grande partecipazione, ringrazio tutti voi per essere presenti, perché insomma è una conferenza stampa e nonostante questo c'è una grande partecipazione e già questo è un primo segnale. Perché ci troviamo qui oggi? Ci troviamo qui oggi perché abbiamo deciso di scendere in campo. E perché lo abbiamo deciso? Perché a tutti noi sta a cuore la nostra città, la quale città ormai da troppi lunghi anni vive una stagione di declino e di degrado che sembra essere inesorabile e inarrestabile. Chieci è una città morta, gravemente depressa, che è regredita in questi anni. Gli indicatori sono tutti negativi. Voi sapete che a Chieti c'è una continua spoliazione delle funzioni pubbliche, c'è un calo demografico costante, i servizi pubblici sono sempre meno nonostante le tasse talune siano le più alte d'Italia, come ad esempio posso citare la Tari. Il commercio è al collasso, quotidianamente come sorge il sole chiudono attività commerciali anche storiche e con esse chiaramente sono decine di posti di lavoro che perdiamo. Senza dire che c'è un disagio vero per quanto riguarda anche il servizio pubblico, perché sapete che a Chieti non ci sono neanche più gli scuolabus, così come gli asili nido da 4 che ne avevamo ormai ne abbiamo solo uno, nonché il servizio alla pubblica istruzione, che è un sacrosanto diritto, viene negato sostanzialmente perché i librai di Chieti, che forniscono testi per tutte le scuole, per i bambini delle scuole di Chieti, non vengono pagati da anni, pertanto i genitori sono costretti con fondi propri ad acquistare i libri e quindi sapete che le famiglie meno abbienti purtroppo poi che non hanno la possibilità di acquistare questi libri, sostanzialmente si crea una disparità anche sulla pubblica istruzione, che è un sacrosanto diritto della nostra Costituzione. Leggevo, riallacciandomi al commercio, ieri proprio dei dati della Confcommercio che insomma sostanzialmente evidenziavano che Chieti è una delle città per quanto riguarda il commercio, mi sentite? Per quanto riguarda il commercio rischio declino, perché sono rimaste da quasi 300 attività commerciali che c'erano fino a qualche anno fa, siamo arrivati a appena più, solo nella parte alta, siamo arrivati a appena 180 attività commerciali. Questo è un dato che deve far riflettere perché sostanzialmente il commercio ha una funzione ben importante per l'economia della nostra città. I parcheggi, come sapete, c'è un problema di infrastrutture, di parcheggi a Chieti, che è un problema che viene da molto lontano e nonostante ciò nessuno in questi anni ha provveduto a trovare una soluzione a questo annoso problema che si ripercuote chiaramente sulla viabilità e sulla logistica di tutta quanta la città. Piazza San Giustino sapete tutti com'è ridotta, è naturalmente lasciata all'incuria e il degrado, l'erba alta ormai davanti al tribunale sarà alta forse 1,5 metri, ricettacolo di pattume, di sporcizia, e nonostante il tribunale abbia una funzione ben precisa
e tutti gli avvocati che sostanzialmente ogni mattina si recano presso il tribunale assistono a questo degrado, e talvolta da anche avvocati che vengono fuori città si meravigliano e quasi ci scherniscono per come è ridotta la nostra città. A me tutto questo degrado non va più bene, le periferie, quindi Brecciarolo e San Martino sono degradate e sono abbandonate. Ho fatto un giro per tutte quante le periferie, ho visto la situazione di San Martino, come è ridotta, il centro sociale, i campetti, il campo centrale di fronte alle scuole Selvaiezzi, così come Brecciarolo. Chieti Scalo anche è stata totalmente abbandonata in questi anni, tra l'altro in ultimo ha perso anche il suo distretto sanitario, e questa è una cosa molto grave della quale subito ci vorremmo chiaramente occupare. Perché abbiamo scelto questo posto oggi per fare questa conferenza stampa? Perché siamo nel cuore dell'area industriale di Chieti. L'area industriale di Chieti che in questi anni ha perso tutte le prevalenti aziende principali e con esse abbiamo perso centinaia di posti di lavoro. La disoccupazione pertanto a Chieti è arrivata al 20%. Adesso queste responsabilità io non è che le voglia attribuire totalmente all'amministrazione comunale, però chiaramente sappiamo che c'è una crisi congiunturale internazionale, però chiaramente il comune non ha fatto nulla, l'amministrazione comunale, per far sì che questi problemi trovassero una soluzione. La disoccupazione pertanto, dicevo, è arrivata oltre il 20%. Qui abbiamo il caro amico Tonino Cardo, segretario generale della UIL, che potrà confermare quanto io stia dicendo. Abbiamo in questi anni, sapete, tante aziende, tante realtà imprenditoriali, industriali importanti, le abbiamo perse. Posso fare un breve elenco: la Burgo, la Farad, la Telettra, la CAP, la IAC, in ultima in ordine di tempo chi ha chiuso, la Sixty, con la quale abbiamo perso 400 lavoratori. E questo purtroppo, tutto questo si ripercuote sull'economia cittadina, per cui Chieti, diciamo sempre, è una città morta. Una città morta perché oltre tutte queste cose sappiamo, il termometro un po' di tutto solitamente nelle città è anche il mercato immobiliare, il valore degli immobili, che oggi a Chieti purtroppo non valgono più niente. Le vetrine sono tutte sfitte, un continuo di cartelle vendesi, affittasi, pertanto noi necessariamente dobbiamo mettere rimedio a tutto questo. E chi può farlo? Di certo chi non è stata finora la causa di tutto questo. Non può essere la soluzione chi ha causato e ha generato tutto questo. La nostra classe dirigente politica, se ci fate caso, è sempre la stessa da mediamente da 20 anni. C'è chi è dentro l'amministrazione comunale da 30 anni, chi lo è da 20, chi lo è da 15, ma non è una classe politica, diciamo, che in questi anni ha visto un rinnovamento, cosa che secondo noi necessariamente oggi si deve mettere in campo, cioè un rinnovamento nei volti e nelle idee, ma non perché noi ce l'abbiamo con qualcuno in particolar modo, perché io ritengo che in ogni consesso se una persona c'è da tantissimi anni, il contributo che può apportare a quella causa, arrivati a un certo punto, si esaurisce. Quindi voglio dire, qualcuno quello che doveva e poteva dare a quella causa in tutti quegli anni lo ha dato, e quindi il proprio contributo io ritengo si sia esaurito. Pertanto noi chiaramente a gran voce reclamiamo questo rinnovamento nei volti e nelle idee. Adesso voglio venire chiaramente al dunque, presentando chi è qui al mio fianco. Qualcuno, diciamo così, in questi giorni ci ha schernito ridendo sulla nostra consistenza e sull'ampiezza di questa che è una coalizione civica, ci tengo a dirlo, una coalizione civica che non trova precedenti nelle elezioni amministrative comunali di Chieti, perché nessuno è riuscito a mettere in campo 5 liste civiche. Qualcuno che mi ha definito giovane virgulto ha detto: quale 5 liste civiche? Forse 5 candidati. Eccoci qua oggi, siamo 5 liste fortemente compatte tra loro, che diciamo ognuna ha una propria vocazione, una propria trazione e un proprio, come dire, un proprio principio. Io sono onorato, sono lusingato e sono molto emozionato, perché
coordinatore, perché io non mi ritengo leader, ma mi ritengo un coordinatore di questa squadra che si accinge in maniera democratica ad affrontare questa sfida e se lo vorrete anche a governare la città di Chieti. Questa squadra si è scelta. Noi abbiamo fatto un matrimonio di amore e non di interesse, sia chiaro, ci siamo autodeterminati, ci siamo scelti guardandoci negli occhi a Chieti, per Chieti, e ci siamo appunto sposati, abbiamo fatto questo matrimonio senza che nessuno ci venisse a mettere una spada sulla spalla e ci indicasse con un'imposizione, con prepotenza e con arroganza, con scelte che nulla afferiscono alla città di Chieti, ma sono state prese ben distanti dentro le segrete stanze di Roma o di Milano. Invece noi le nostre scelte le facciamo a Chieti, perché parliamo della pelle e del futuro di Chieti. Qui noi ci troviamo in un momento importante, dovremo far capire questo, e ognuno di voi sarà un missionario di questo messaggio. Questo è importante far capire ai cittadini, che ci troviamo davanti a un'ultima fermata, e come un film, Chieti ultima fermata, non dobbiamo sbagliare. Noi chiaramente non riteniamo di essere, dei maghi che hanno, però quantomeno ci vogliamo mettere il cuore, la faccia e la passione, gli ingredienti, riteniamo di avere gli ingredienti e le idee, anche con delle soluzioni da mettere in campo per risollevare la città. Non prometteremo cose impossibili, ma cose fattibili secondo le nostre soluzioni che abbiamo già trovato con le nostre forze. Perché pensare che oggi si possa andare avanti solo con i trasferimenti statali e con i fondi pubblici statali è impossibile. Oggi si deve mettere in campo, bisogna puntare sul partenariato pubblico-privato, bisogna puntare sui finanziamenti europei, bisogna puntare a portare investitori privati, dobbiamo puntare a soluzioni concrete che noi abbiamo già individuato. Io dicevo, sono emozionato e sono onorato perché la scelta sia ricaduta su di me, ma è una scelta che è ricaduta su di me già da ormai un anno e mezzo, perché con alcuni amici qui presenti ci vedemmo già da un anno e mezzo dicendo dobbiamo necessariamente fare qualcosa per la città, se no ci ritroveremo come abbiamo fatto in questi anni sempre a piangerci addosso lamentandoci delle cose che non vanno a Chieti. Allora, poiché le persone, sapevamo che chiaramente le persone che hanno causato tutto questo si volessero poi riproporre ancora come stanno facendo, come il nuovo che avanza, dopo che appunto ci sono lì nell'amministrazione comunale da 25 anni, abbiamo detto prendiamo in mano le sorti tutti insieme, uniti della città, e facciamolo con gente della società civile, gente che ci mette la faccia tutti i giorni per la città, con la propria professione, il proprio lavoro, la propria partita IVA, il proprio amore per la città, per lo sport, per le associazioni, per il sociale. E questa scelta, dicevo, da parte degli amici qui presenti e delle forze civiche che mi sostengono, ripeto, viene da lontano. Hanno individuato me, bontà loro, io pubblicamente qui li voglio ringraziare per la stima e per l'apprezzamento di essere, insomma, stato individuato appunto coordinatore di questa squadra, perché io non voglio essere il leader, ma voglio essere appunto il coordinatore di una squadra democratica. Perché la scelta è ricaduta su di me? Probabilmente perché io, oltre diciamo ciò che nel DNA ho ereditato dalla mia famiglia, che come sapete è una famiglia teatina doc, verace, che ha sempre ridato al territorio impegnandosi in ogni occasione. Io qui ci sono, non è potuto venire mio nonno che mi sta seguendo in televisione, ma c'è mia nonna, io voglio ringraziare pubblicamente mio nonno per essersi occupato per 30 anni della pallacanestro a Chieti, portando la squadra in Serie A, e qui vedo diverse vecchie glorie della Pirra Moretti e della Rodrigo, e saluto Piero Vindelli, Filippo Ottavio e tanti altri amici che ho visto presenti, facendo assurgere appunto la squadra agli onori delle cronache per tutta la nazione, nonché per aver individuato insieme a un gruppo di amici, ideato e aver realizzato il torneo internazionale della Villa Comunale di Chieti. Torneo che naturalmente nelle proporzioni dovute vorremmo riproporre alla città,
prima che però avremo riqualificato il campo della villa comunale, che è inagibile ed è chiuso da tanti anni, e lo faremo con fondi privati, e abbiamo già le idee molto chiare sul da farsi. Quindi dicevo, oltre quello che ho ereditato la mia famiglia, anche da mio papà che si è occupato di sport, ha fatto il presidente dei Chiedi Calcio e tanto altro, io segnatamente in questi anni, così mi dicono i tanti amici che mi hanno invitato a, diciamo, a determinare questa scelta, mi sono occupato della città per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda il sociale, per quanto riguarda la beneficenza e per quanto riguarda anche enti pubblici e privati che ho amministrato. Tutto quello che ho fatto finora per la città di Chieti, sia chiaro, l'ho fatto gratuitamente, sottraendo tempo alle mie aziende, ai miei interessi, ai miei affetti e ai miei impegni di natura personale. E l'ho fatto concretamente, vi citerò solo 3-4 cose simboliche, dal salvataggio di un'istituzione prestigiosa bicentenaria che ha una funzione anche sociale nonché di beneficenza per la città, quale il Circo degli Amici, ma così come con il Teatro Marruccino, che è un ente pubblico fiore all'occhiello della città, così come quando l'amministrazione comunale, rispetto anche a comuni come il comune di Filetto, senza nulla togliere, o come il comune di Rosello, il più piccolo della provincia di Chieti o dell'Abruzzo di 300 abitanti, non aveva previsto per Natale un clima, come dire, di calore e di, come dire, di festa per la città. E noi siamo subitamente, io sono subitamente intervenuto creando immediatamente, mettendo in campo subito delle idee con allestendo degli addobbi luminosi per tutta quanta la città, nonché per 5 anni mi sono occupato con la mia famiglia, nei vari ruoli che abbiamo ricoperto negli anni, di allestire anche l'albero di Natale, perché se no a Chieti non avevamo neanche più l'albero di Natale. Così come quando, e c'è una candidata in una delle mie liste che mi fa piacere, che ha subito raccolto l'invito, l'RSU del Comprensivo 1, la docente Nunzia Castelli, che ringrazio, unitamente alla preside di allora del Comprensivo 1, Serafina D'Angelo, venne da me e da qualche altro amico, in senso simbolico, a piangere, dicendo che i bambini non avevano più la possibilità di frequentare la scuola Sant'Andrea di Filippone perché gli ambienti erano poco salubri e non c'era la possibilità più di fare lezione. Beh, noi ci siamo messi in prima persona direttamente, non solo facendo fundraising, ma andando direttamente noi a scuola per riqualificarla e per far sì che il futuro dei nostri figli venisse messo in sicurezza e fosse un futuro dignitoso, perché ogni giorno quella scuola viene frequentata da decine e decine di bambini. Così come quando insomma, un'opera così nobile venne individuata in un quartiere di Chieti come quello del Sacro Cuore, per le vittime di Rigopiano e per il compianto al quale vorrei rivolgere un applauso, Dino Di Michelangelo, che purtroppo è rimasto vittima sotto le macerie della tragedia di Rigopiano, mi vennero i familiari e altri amici dicendomi sostanzialmente che c'era questa bella opera da realizzare, ma il comune non poteva dare nessun supporto. Bene, noi lì ci mettemmo subito a disposizione, abbiamo realizzato quello che quel monumento che insiste sul belvedere del Sacro Cuore. Così come insomma lo sport, non ho mai fatto mancare insieme a tanti altri amici l'impegno per lo sport. Pertanto forse per questo io sia stato individuato coordinatore di questa squadra che adesso mi accingo a presentare. E lo faccio con orgoglio e ne sono fiero, perché sono dei compagni di viaggio che non solo oggi siedono al mio fianco, ma saranno protagonisti al mio fianco di questa importante sfida. Il mio primo applauso, consentitemelo, lo rivolgerei all'amico avvocato Antonello D'Aloisio, che sarà il rappresentante della lista Chieti C'è, una lista che vede persone e volti nuovi della società civile, ma tante persone che hanno avuto un'esperienza amministrativa e politica e oggi si vogliono riproporre per candidandosi, per rimettersi in gioco e per dare il proprio contributo ripartendo dal ben fatto a favore dell'amministrazione e della città. E quindi ringrazio, ne cito solo alcuni che vedo qui tra le prime file, l'amico assessore, ex assessore della Giunta Cuculo Enzo Ginefra, piuttosto che l'amico Giuliano Siciliano, già capogruppo provinciale del comune, e tanti altri amici qui presenti.
Antonello sarà il rappresentante, il portavoce, lo speaker di questa lista. Dicevo, Antonello lo ringrazio di cuore per il coraggio che ha messo in campo, perché ha fatto una scelta ben precisa a favore e a servizio della città di Chieti. Una lista, una scelta non per convenienza, mentre questi giorni stiamo vedendo ripetutamente scelte di convenienza e di opportunismo. La sua invece, essendo un leghista della primora, essendo un leghista che forse ha fondato, probabilmente, anzi quando non è ancora Lega, ma era Noi con Salvini a Chieti, dall'inizio ci ha messo la faccia, ci ha creduto, ha portato avanti ed è stato... non è stato rispettato, è stato maltrattato e comunque poteva avere la convenienza di rimanere lì e non lo ha fatto, perché ha fatto una scelta di coraggio sottoponendosi in questo momento al giudizio della città e dei cittadini, e l'ha fatto mettendoci la faccia, e per questo io lo ringrazio. Ringrazio la dottoressa Cinzia Turli, qui presente, portavoce della lista. Cinzia Turli è un amico, portavoce e speaker della lista Chi ama Chieti, lista che viene da lontano, perché in questo anno e mezzo io mi sono messo subito al lavoro, creando un'associazione culturale apolitica con un comitato promotore composto da tanti amici, rappresentanti di istituzioni, portatori di interesse e stakeholder della città, e ne vorrei citare qualcuno per ringraziarlo, come la presidente di Confcommercio Marisa Tiberio, come l'amico giornalista Nino Germano, come l'amico qui presente Tonino Cardo, la stessa professoressa Cinzia Turli, come la dottoressa Ianiro, l'amico qui Manuel Pantalone, e tanti altri amici. Ci tengo, perché è stato un lavoro di un anno e mezzo, a citare davvero tutti coloro i quali hanno fatto parte di questo comitato promotore. Enrica Chiacchiaretta per quanto riguarda i trasporti dell'azienda Panoramica, l'architetto Annalisa Di Luzio, l'amico Carlo Pretaroli, l'amico Guido Blätter, e poi consentitemi, una delle persone più proattive, con grande entusiasmo, che voglio ricordare quest'oggi e alla quale vorrei dedicare un forte applauso, perché era convinta della bontà di questo nostro progetto ed era già determinata e decisa anche a metterci la faccia con una candidatura. Una persona che ha partecipato sempre a tutte le riunioni, ha dato veramente un grande contributo, l'amica giornalista Simona Petaccia, che purtroppo è venuta a mancare qualche mese fa e alla quale io veramente voglio rivolgere con affetto un abbraccio sentito e un applauso caloroso. Il professor anche Mascarucci, che ci ha dato una grossa mano per quanto riguarda l'urbanistica. Dicevo, questa lista, questa associazione oggi finisce qui nella sua funzione di associazione, e subentra uno switch e diventa lista civica, quella di chi ama Chieti, dove saranno presenti tutte persone che non si sono mai candidate prima della società civile, tanti amici, tante persone che credono in questo progetto, e ripeto, oggi è rappresentata qui dalla professoressa docente Cinzia Turli Annamico. Gli amici di Azione Politica sin da subito, con il proprio coordinatore responsabile cittadino e provinciale, l'avvocato Luca Maccione, con sua moglie l'avvocato Serena Pontiglio, che è qui presente, tra l'altro mi fa molto piacere, perché è anche una persona, diciamo, con un nome d'arte, perché è la nipote del compianto, al quale io voglio anche rivolgere un forte applauso, nostro sindaco emerito Nicola Cucullo, che non c'è più e che tanto bene ha fatto per la nostra città. E sin da subito anche loro hanno apportato a questo progetto un sostanziale importante contributo, con una lista importante composta da tutte persone della società civile. Vedo tanti amici, anche l'amico Alessandro Larruama, già presidente della Croce Rossa, e tanti altri amici che ne fanno parte, nonché una lista composta di amici a trazione scalina, diciamo così, perché io ci tengo a dire che Chieti Scalo in questi anni è stata trascurata, e Chieti Scalo è importantissima per noi.
e dobbiamo far capire che Chieti e Chietiscalo sono un'unica città e dovremmo riportare al centro dell'attenzione alcuni progetti importanti di rilancio per Chietiscalo, perché Chietiscalo, ripeto, ha una funzione imprescindibile e importantissima, benché Chieti e Chietiscalo, non mi stancherò di dirlo, in questi mesi sono un'unica cosa. E quindi questa lista dal nome Avanti Chieti, che nel suo logo ha lo scudo di Achille con le quattro chiavi delle quattro porte della città, vedo tanti amici che qui presenti, tra cui voglio salutare anche l'amico Emanuele La Plebe, che organizza da sempre gli eventi a Chietiscalo e che sa benissimo che in questi anni anche in termini di eventi abbiamo perso tantissimo, e che io molto brevemente vi voglio far rendere conto, perché talvolta non ci se ne rende conto, che noi in questi anni in termini di eventi abbiamo perso il presepe vivente, il Capodanno in piazza, le feste di San Giustino, i basker, l'infiorata, parte del Maggio Tatiatino, parte degli eventi scalini, Malta Attack, un altro evento a favore dei giovani che abbiamo perso. Abbiamo perso la settimana mozartiana, che prima è diventata la giornata mozartiana, adesso non ci abbiamo neanche più quello. Cioè anche in termini di eventi purtroppo abbiamo perso tanto. Certo, voi mi risponderete, non abbiamo neanche la casa di tutti noi, la sede municipale, che sono 10 anni che è chiusa e nessuno dice niente, 10 anni che è chiusa, e tutti i cittadini devono sapere, dovete far comprendere anche questo, che mentre ci sono querelle, adesso il cantiere è anche sotto sequestro e spero che la giustizia faccia il proprio corso, benché io sia di natura un garantista, quindi mi auguro che vada tutto bene, però noi fummo all'epoca facili profeti, benché la sede municipale, dicevo, sia chiusa, anzi purtroppo la sede municipale sia chiusa, dicevo, tutti devono sapere che sulle nostre spalle, di nostri contribuenti teatini, sui quali grava già una forte tassazione e in taluni casi è la più alta, in talune tasse imposte è la più alta d'Italia, gravano svariate migliaia, credo 9.000 euro al mese di affitto alla Banca d'Italia, su tutti noi contribuenti teatini, e questi tutti lo devono sapere, così come il tunnel che collega il centro storico alla parte del terminal, sono forse 12-13 anni, perché un progetto è un'infrastruttura dell'amministrazione dei Ricci è al palo, ripeto, da tantissimi anni. Adesso presento l'ultima persona, l'ultimo rappresentante di queste 5 liste, ma non per ultimo, nel senso ultimo, nel senso perché no, perché è più vecchio, perché gli ultimi saranno i primi, oppure perché lo dovevo fare con una grande presentazione, perché lui, anzi mi ci alzo anche in piedi, perché lui è un teatino d'orte che in tempi non sospetti, quando ci trovammo insieme a battagliare per la scelta del consiglio di amministrazione dell'università, quando il rettore all'epoca di Ilio individuò, e ti ricordo che l'Università di Chieti, degli studi Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara, nasce come libera università di studi di Chieti, quando fu individuato il rinnovato consiglio di amministrazione da parte dell'all'epoca rettore di Ilio, furono individuate tutte persone a appannaggio del territorio di Pescara. Lì io personalmente, Giustino mi diede una mano, ma io personalmente feci una battaglia raccogliendo 100 firme di tutti gli stakeholder, e alcuni di voi sono presenti in sala della città, presentando un ricorso alla stessa università, e sin da subito Giustino mi disse: "Datna mos, perché tu dovrai essere il nostro futuro sindaco", e per questo io lo ringrazio per la sua disponibilità, per la sua generosità, per la sua creatività che ha sempre dimostrato in tutte le sue occasioni, in tutte le sue vesti sportive, sociali, nonché professionali, perché deve anche finire questa storia che Nemo profeta in patria. Giustino ha tantissimo da dare alla nostra città e lo ha dimostrato in ogni ruolo che ha ricoperto, manageriale a livello nazionale e internazionale, per cui ringrazio di cuore anche l'ingegner Giustino Angeloni per averci messo sin da subito la faccia in questo progetto, componendo una forte lista teatina. E sono fiero che anche lui si candiderà capolista in accoppiata con la professoressa Grazia Angeloni, preside del comprensivo 1, che ringrazio qui per essere presente. Quindi passo la parola a questi amici che vorranno chiaramente, devono anzi dire assolutamente qualcosa, ci hanno da dire tanto a favore della città, alla stampa e ai tanti amici presenti. Passo subito la parola all'amico avvocato Antonello D'Aloisio.
grazie, grazie Paolo, davvero grazie. Io vorrei essere invece il più breve possibile, primo perché lui ha veramente toccato tutti i temi e tutte le questioni che vedremo, che affronteremo anche in questo percorso della campagna elettorale. Magari posso esprimermi quello che è stato il mio percorso personale per arrivare oggi ad essere seduto vicino a Paolo, che da qualcuno è stato definito giovane forse, no? Però vi devo dire una cosa, ho avuto modo di conoscerlo e vi posso assicurare che Paolo ha le caratteristiche, le qualità, è un giovane capace, è un giovane tenace e soprattutto è pieno di passioni, quindi a mio avviso è la persona giusta per impersonare questo progetto, che ovviamente noi definiamo il progetto nostro e Chieti. E quindi l'obiettivo di questo connubio, di questa unione, come l'ha definita lui, di matrimonio, che io aggiungo un matrimonio d'amore, è quello della nostra città. E io credo che sia anche doveroso segnalare a tutti quanti che adesso è arrivato probabilmente il momento di avere un sindaco di Chieti. Diciamola francamente questa cosa. È il momento di avere un sindaco che si occupi di Chieti, che sia espressione della città, e credo che Paolo, come tutti quanti voi lo conoscete, insomma, rappresenta sicuramente appieno queste caratteristiche della città di Chieti. Io non vorrei fare nessuna polemica, oggi non è il momento delle polemiche, è il momento della passione, di questo inizio, di questo percorso. Sicuramente la città mostra tantissime criticità che sono sotto gli occhi di tutti e sono evidenti, perché basta fare un giro insomma per le nostre strade e ci rendiamo conto che la città ha bisogno di tante cose. Ecco, in questo progetto io spero che si riesca ad arrivare a questo risultato, far tornare Chieti ad essere una città vivibile, perché di questo c'è bisogno. Chieti deve essere una città vivibile come l'era una volta. È stato menzionato il discorso del campetto, voi tutti saprete quale passione girava intorno a quel campetto, vederlo chiuso così, abbandonato a se stesso, è veramente una cosa, una visione molto molto triste. Ci sono delle potenzialità, ci sono delle persone capaci, persone che hanno mostrato in passato delle qualità, abbiamo anche, Paolo prima l'ha menzionato, Vincenzo Ginevra, che è una persona che conosco di più rispetto agli altri, ma anche insomma è stato menzionato Siciliano, insomma persone che hanno dato qualcosa alla città. Quindi questo gruppo lavorerà esclusivamente in quest'ottica, riportare Chieti al centro della nostra vita, diciamo, di comunità. Che altro posso dirvi? Non, come ho detto prima, non voglio fare polemica, qualcuno magari mi ha conosciuto in un'altra veste e adesso non è che cambio casacca, non cambio casacca, perché la connotazione di questo gruppo non è politica, cioè non è partitica soprattutto, non è di partito, però la mia scelta di uscire da un contesto di partito e di entrare in un gruppo del genere è motivata probabilmente da non condividere più certe linee di partito, che poi hanno condotto a individuare delle persone, delle figure che probabilmente non hanno questo grandissimo legame con il nostro tessuto sociale e cittadino. Quindi bando insomma le polemiche, non voglio avvicinarmi al discorso della polemica, vi posso dire che sono veramente lieto di questo invito che Paolo mi ha rivolto, mi ha coccolato un pochettino, diciamo, mi ha seguito, mi ha voluto con lui in questa squadra. Saluto tutti gli altri componenti della squadra e che dire, viva Chieti, davvero viva Chieti. Passerei, in assenza di Paolo, passerei il microfono alla professoressa Lupo. Bene, buongiorno a tutti. Presentata più che generosamente da Paolo. E ripartendo proprio con coerenza e con adesione dall'espressione che ha utilizzato il nostro coordinatore, ecco, siamo stati scelti e ci siamo scelti ed uniti e abbiamo iniziato questo viaggio. E siccome credo nelle coincidenze, voglio dare spazio alla fortuna che le coincidenze delle volte possono offrire, vorrei, se me lo concedete, partire
da un pezzetto, da uno straccio che ho trovato stamattina per caso, perché è arrivato un pacco a casa con dei libri dedicati non a me ma a chi è diciamo il membro maschile della famiglia, e quindi potete immaginare di che natura letteraria potevano essere. Ecco, e prendo un pezzetto di un'autobiografia di un uomo politico di lungo corso e che ci ha dato tanto insegnamento. Ascoltate. Sapete come nasce un partito quando nasce in libertà? Quando nasce senza padroni, quando nasce, voglio dire, dalla base e non dal vertice? C'è il momento della invenzione, quando un gruppo di uomini, un cenacolo, si costituisce e scopre un tipo di linguaggio, un modo per intendere i problemi della società e per suggerirne le soluzioni. C'è subito dopo il momento della divulgazione, quando gli inventori del cenacolo o alcuni tra essi passano dalla vita contemplativa alla vita attiva e cercano di dare luogo ad una organizzazione. C'è infine il momento della predicazione, quando l'organizzazione esce allo scoperto e ha inizio quell'opera di apostolato che volgarmente viene chiamata di propaganda. Noi di questo gruppo, chi ama Chieti, ma non solo noi, le liste che fanno parte di questa squadra, nascono dal basso. Non siamo calate, non proveniamo da Roma, noi proveniamo dalla nostra città e ci siamo appunto scelti. Ecco, in queste importanti condizioni una parola viene molto utilizzata, io direi anche abusata: cambiamento. E da educatore, così come sono nata, il cambiamento, ecco, in termini di sviluppo sta proprio per essere un processo che considera quello che abbiamo a disposizione, i dati, poi cerca il nuovo, lo assimila e cerca di accomodarsi. Ecco, noi siamo in questo senso il cambiamento. E qual è il nuovo che cerchiamo? Noi ricerchiamo il nuovo sicuramente nel materiale umano che abbiamo a disposizione, lo abbiamo potuto leggere apertamente. Uomini, finalmente, che vengono da altre parti che non è lo spazio politico. È uno spazio di cultura, uno spazio di competenza, uno spazio di rischio, di coraggio, è l'imprenditoria. E il mondo civile. E quindi noi nasciamo materialmente nuovi, ma soprattutto quello che è nuovo è l'approccio modale a questa esperienza elettorale. Cioè, praticamente non l'abbiamo considerata, io leggo negli animi di tutti quelli che fanno parte della squadra, naturalmente, non è un trampolino di lancio questo, non è un trampolino di lancio per andarsi a sedere poi nel futuro in posizioni regionali e ministeriali, non è una posizione calda perché non si è trovato altro posto direttamente a Roma. E soprattutto, lasciatemelo dire, non è neanche una situazione di indietreggiamento, perché stiamo assistendo anche a situazioni paradossistiche come quello di qualcuno che torna indietro rispetto a Roma. E quindi, insomma, ci vuole proprio una motivazione forte. Noi ce l'abbiamo e quindi noi partiamo perché appunto vogliamo bene. Vogliamo rivedere Chieti e sinceramente io, ecco, non sono una politica, quindi i dati ce li ha elencati già molto bene e poi ci saranno gli altri colleghi, gli altri amici a dirci quali sono le necessità. Il nuovo sta nell'approccio a riferirci alla città. Ciascuno porta con sé un bagaglio di desiderata, di quello che vogliamo come noi cittadini di Chieti, perché gli uomini e le donne di Chieti che abitano da 30, 50, 70 anni questa città conoscono bene quali sono e quali sono stati i fasti del Marruccino, qual è il bisogno di sentire una villa comunale dove non solo ci sono dei servizi adeguati ma funzionali e soprattutto funzionanti come era un tempo, e poi una città che faccia respirare quella safety, no? Quella sicurezza percepita che ci fa stare tranquilli e che riconnoti la città per quella che veniva sempre chiamata la città del
della camomilla, facciamola, risentiamola veramente, c'è bisogno di aiuto. Poi sicuramente un aiuto da parte di tutti noi che in questa squadra politica cercheremo di far riemergere tutto la ricchezza, il patrimonio culturale ed artistico di cui questa città veramente può vantare rispetto a tutta Italia un potere, un patrimonio, e tanti altri gruppi culturali che vivono nel silenzio e non hanno la possibilità di emergere, vuoi perché ci sono altre forze politiche che soffocano, mortificano queste espressioni, e voi perché non hanno possibilità organizzative da parte di chi può, in questo caso appunto gli enti, dare spazio a questi gruppi di cultura, come è successo invece con noi, che abbiamo avuto forza, coraggio un anno e mezzo fa, in tempi non sospetti, a questo appuntamento politico. E poi quello a cui accennava il nostro coordinatore, come vuoi che ti chiamiamo, questo finalmente cercare di trovare una strategia per ricollegare la città alta a quella bassa, ma soprattutto per rimettere in moto un circolo economico interrotto e per dare nuova linfa e di dare vigore ai nostri imprenditori del commercio, che non sono solo storici ma sono stoici perché riescono ancora a mantenersi, ma nessuno li aiuta. Bene, allora vado a concludere, altrimenti prendo tempo al nostro Giustino, e non è giusto perché ero spaventata proprio dalla sapienza di Giustino e cerco in tutti i modi di darmi una mano. Questa espressione quindi di questo gruppo, di questa squadra, questa espressione di civismo assoluto rappresentato da tutte le liste, rappresenta un motore attivo, soprattutto di pensiero, che incarna l'uomo civile, e come uomo civile per sua natura è nostalgico. Allora, riprendendo la letteratura di stamattina, io ho preso a prestito questa parola, nostalgico, che fa un po' paura, no? Perché si distacca da quello che si può pensare di dover essere utilizzato in un'epoca contemporanea come la nostra. Allora, nostalgico nel senso che malvolentieri noi uomini di questa città ci distacchiamo dalle pagine affettive della nostra vita teatina e chietina. E questo termine, che fa appunto timore e fa spavento, in un progetto politico come quello incarnato e organizzato dal nostro Paolo De Cesare, e quindi contemporaneo, deve acquisire invece il significato di spirito critico, di coraggio, per dare forza, alimento, monito a chi ha avuto la forza di mettersi in questo gruppo, di mettersi in questa squadra per realizzare una Chieti nuova, una Chieti che vogliamo noi uomini civili, che da oggi, per usare un'espressione paradossalmente contraddittoria che ho estrapolato sempre, non è mia, vorrei utilizzare per portarci fortuna, ecco, una nostalgia dell'avvenire. Noi vogliamo provare una nostalgia dell'avvenire per essere attaccati al nostro, ai nostri ricordi, al nostro passato, per poterlo rendere grande, innovato, rinnovato, e per poterlo portare avanti sia da parte delle vecchie che le nuove generazioni, infuturarlo nelle persone che hanno voglia di lavorare in questo viaggio elettorale con voi. Sente? Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti in maniera così cospicua e numerosa, grazie a tutti gli organi di stampa che ci hanno onorato della loro presenza, grazie a Paolo per essere il coordinatore di questa squadra eccezionale. Io rappresento oggi Azione Politica, io direi che è stata forse la promotrice di questa iniziativa, perché in tempi non sospetti, probabilmente anche prima di un anno e mezzo fa, caro Paolo, io personalmente ho cercato di coinvolgerti in un discorso civico, nella costituzione di questo polo civico cui credevo tantissimo, per un motivo fondamentale, perché io rappresento un movimento, un gruppo, un coacervo di persone che esprime questa città in tutte le sue parti, in tutte le sue componenti.
accomunate dal fatto di non sentirsi rappresentati da questi partiti e da questi amministratori locali. Io vorrei tanto cercare di raccogliere l'invito che ha fatto prima Antonello, il caro Antonello D'Aloisio, cioè quello di non fare polemica, ma purtroppo non ci riesco, è più forte di me. Quando siamo partiti con questo progetto, ripeto, più di un anno e mezzo fa, siamo partiti e abbiamo incontrato da subito una certa resistenza. Vi spiego in quali termini. Tutte le persone che abbiamo avvicinato, cominciando a fare quella propaganda di cui si parlava prima, molte persone ci hanno detto: sì, il vostro progetto è veramente interessante, siete delle belle persone, ma probabilmente non siete credibili. Scusate, io voglio fare un excursus di quella che è stata l'ultima settimana qui a Chieti. È venuto il leader del principale partito di centrodestra italiano, il caro Salvini, il quale ha detto che squadra che perde va cambiata, il quale ha detto che questa amministrazione ha bisogno di un forte rinnovamento, forse non sapendo che nella sua lista saranno candidati 3 assessori e 5 consiglieri di maggioranza uscenti. Delle due l'una: o Salvini non è credibile quando parla, oppure ha invitato la cittadinanza a non votare Lega. Poi, se permettete, voglio parlare del secondo partito che rappresenta la coalizione di centrodestra, che è Fratelli d'Italia. Sapete tutti che i dirigenti locali, lunedì, martedì, non ricordo con precisione la data, si sono opposti all'ingresso nei quadri dirigenziali locali del nostro sindaco, perché c'era bisogno di, sostengono loro, un rinnovamento, un forte segno di discontinuità. Ovviamente è inutile dire che 2 giorni dopo hanno cambiato idea e adesso il nostro sindaco è entrato quale dirigente di quel gruppo, di quel partito, non solo, ma anche hanno proposto come candidato sindaco l'attuale vice sindaco di questa giunta. Quelli non credibili poi saremmo noi. Perdonatemi, ma un altro passaggio sono costretto a farlo. Io non voglio ricordare le condizioni in cui versa questa città, l'ha detto Paolo. Vogliamo parlare della viabilità, vogliamo parlare dei servizi, vogliamo parlare delle aliquote che paghiamo, che sono le... Non ne parliamo. La situazione la conoscete bene. Eppure abbiamo un sindaco uscente che questa settimana ha dichiarato che 10 anni di amministrazione sono stati meravigliosi, che lui lascia la città con 100 milioni di opere. Viva Dio, ne spenderemo un paio per fargli una statua equestre in bronzo, la metteremo al centro di San Giustino. L'unica cosa, spero non si offenda, è il fatto che tra un po' ci saranno le erbacce a coprirle, ma ormai prendiamo atto che le erbacce fanno parte dell'arredo urbano. Purtroppo, questo è. Due parole le voglio dire anche sull'opposizione, perché purtroppo in settimana, per l'ennesima volta, ho dovuto sentire l'opposizione attribuirsi l'unica vittoria di questi 10 anni, cioè la mancata vendita della farmacia comunale. Sappiamo tutti la storia di quel passaggio. È stato un partito di maggioranza, quello che ha fatto la maggiore e migliore opposizione in questi 10 anni, che ha impedito la vendita della farmacia. Ora, una opposizione che si cerca di autoattribuirsi l'unica vittoria, di cui peraltro non è minimamente stata protagonista, traete voi le conclusioni. Faccio soltanto presente, unico ultimo passaggio che mi concedo al riguardo, che questa opposizione ha avuto davvero la possibilità di cambiare la storia della città, perché vi ricordo che in occasione dell'approvazione del bilancio la maggioranza non aveva i numeri, ma siccome la minoranza non si è presentata unita, compatta, non è stata tutta presente e c'era lì la possibilità quindi di mandare a casa l'attuale amministrazione, purtroppo la minoranza ha fallito anche quell'obiettivo.
E in tutto questo contesto, quelli non credibili saremmo noi? Noi siamo partiti un anno e mezzo fa dicendo che saremmo stati capaci di aggregare un polo civico, di coinvolgere tutta la cittadinanza intera in un progetto di rinnovamento vero, di un rinnovamento basato non su interessi personali, non su interessi particolari, ma sull'interesse generale della città. Guardiamoci, guardatevi e ditemi se siamo stati credibili o meno. Noi un anno e mezzo fa, due anni fa, abbiamo detto che saremmo stati capaci di mettere in piedi un laboratorio politico interessante e che sarebbe stato interessante anche per i mezzi di comunicazione e per la stampa. Guardatevi oggi e ditemi se siamo stati credibili o meno. All'inizio di questo percorso, all'inizio di questo progetto, noi abbiamo detto che saremmo stati in grado di scegliere un coordinatore che avrebbe avuto non solo la capacità di rappresentarci, non solo la capacità di fare squadra, ma che avrebbe avuto anche la possibilità di intessere quelle relazioni che sono fondamentali per salvare la nostra città. Perché relazioni, attenzioni, non partitiche, perché per chi non l'avesse capito, ai partiti di Chieti non solo non interessa niente, ma Chieti è stata sacrificata sull'altare della grande Pescara, questo nel progetto dei partiti. Allora noi abbiamo bisogno di costruire delle relazioni apartitiche, delle relazioni con Confindustria, delle relazioni con tutte le associazioni di categoria, delle relazioni con il teatro, delle relazioni che ci consentano di dare spunto alla vocazione culturale e turistica della nostra città e soprattutto delle relazioni con quello che deve essere davvero il volano economico e sociale della nostra città, che è l'università. Io ritengo, l'ho ritenuto sin dal primo momento, che Paolo incarnasse alla perfezione tutti questi requisiti, tutte queste caratteristiche, ed ecco perché per me sin dal primo momento è stato chiaro che fosse lui il nostro, come ha utilizzato propriamente lui il termine, il nostro coordinatore. Quindi noi siamo stati credibili in tutto finora, a differenza degli altri che sono stati non credibili in tutto quello che hanno detto e fatto. Dall'alto di questa credibilità vi diciamo che stiamo lavorando su un progetto che non è assolutamente il libro dei sogni. Siamo ben coscienti di quella che è la situazione della città, ci stiamo facendo aiutare da professionisti stimatissimi nella composizione di un progetto che toccherà pochi ma fondamentali punti per il rilancio di questa città che, ripeto, passerà anche se non soprattutto attraverso le importanti relazioni che dobbiamo andare a costruire. Relazioni non partitiche. Dall'alto di questa credibilità noi vi chiediamo di valutare oltre i programmi proprio questo, la faccia delle persone che ve li verranno a proporre ed illustrare. E lì fare la vostra scelta. Io voglio prendere spunto da una meravigliosa rappresentazione che c'è stata la settimana scorsa al nostro gioiello, per il quale dobbiamo ringraziare anche il nostro caro Paolo, il nostro gioiello il Marruccino. C'è stata una rappresentazione meravigliosa dell'Amleto e io voglio chiudere indegnamente questo mio intervento parafrasando il Bardo, dicendo che a maggio questa città deve decidere se cominciare ad essere o continuare a non essere. Grazie. Prima di affidare il microfono e quindi la chiusura, ci accingiamo a chiudere questa nostra conferenza stampa, quindi dicevo, prima di affidare la chiusura all'amico Giustino Angeloni, volevo dire, aggiungere due parole. In merito, ho sentito parlare di Marruccino e ci tenevo a dirlo anche ringraziando pubblicamente chi con me in questi anni
in maniera davvero alacre, ha profuso tempo, impegno gratuitamente per quello che è un fiore all'occhiello della città, che come tutti voi sapete è davvero un prestigio per tutta la città di Chieti, perché il teatro lirico d'Abruzzo nonché teatro di tradizione, il quale prima che arrivassi io insieme all'amico, che appunto voglio ringraziare pubblicamente, presidente Cristiano Sicari e l'altra componente del CDA Annalisa Di Matteo, unitamente ai due direttori amministrativo Cesare Di Martino e artistico Ettore Pellegrino, era anche uscita dal circuito dei teatri di tradizione e quindi dall'ATIT, che è l'Associazione Italiana dei Teatri di Tradizione. Bene, noi ci siamo messi da subito al lavoro. Oggi il teatro è tornato ad essere nell'ATIT e quindi pienamente nel circuito dei teatri di tradizioni, ha un'offerta continua, un'offerta lirica che ci consente di avere il riconoscimento, il contributo ministeriale, nonché è stato in questi anni da me e da questi altri amici riqualificato e rilanciato non solo dal punto di vista dell'offerta del palinsesto e dell'offerta culturale, perché come tutti voi sapete in questi anni a Chieti è venuto qualcuno come il maestro Uto Ughi, che è il primo violinista vivente al mondo, piuttosto che il maestro Antonio Pappano, ma così come si sono tenuti degli spettacoli davvero pregevoli, ma abbiamo raggiunto dei numeri che mai si erano visti prima, risanando il teatro e ripeto riqualificandolo anche dal punto di vista infrastrutturale, e mi accingo a dire anche nei dettagli perché ci tengo che queste cose siano a conoscenza di tutti i cittadini. Innanzitutto siamo arrivati ad avere qualcosa come 500 abbonamenti della stagione di prosa di altissima qualità, così come il 35% in più della bigliettazione, raggiungendo numeri che mai si erano visti prima. Ma soprattutto l'abbiamo anche riqualificato, e questo lo si deve sapere, anche nella sua parte strutturale, perché banalmente l'orologio, per fare capire il pressappochismo, il menefreghismo, e qualcuno si sciacqua la parola con il teatro, la bocca con il Teatro Marrucino, ma non si rende conto di cosa parla. L'orologio sul legione del Teatro Marrucino era fermo da 25 anni e noi lo abbiamo fatto ripartire, abbiamo riqualificato tutti gli ordini, abbiamo messo in sicurezza il palco, tra l'altro gran parte dei lavori sono stati fatti dalla mia azienda gratuitamente, piuttosto che abbiamo rimesso gli infissi che erano ormai vetusti e pioveva addirittura nel teatro, abbiamo rifatto i portoni d'ingresso, abbiamo rimesso la moquette nuova, abbiamo riqualificato la carta da parati, adesso ci accingiamo anche a sostituire tutte le poltrone ormai vetuste di platea, così come abbiamo anche riqualificato, ristrutturato il foyer bar e il foyer storico. Abbiamo veramente, io notte e giorno ho lavorato al servizio di questa istituzione primaria della città gratuitamente, così come ho fatto in questi anni per tutto. Qualcuno mi ha definito giovane virgulto, giovane inesperto. Io ritengo di aver dimostrato nella mia vita, nei miei ruoli, sia all'interno delle mie aziende, dalle quali vi comunico che pubblicamente io mi sono dimesso e quindi faccio un passo indietro davanti anche ai miei interessi a servizio della città, e comunico anche ufficialmente che la mia città da oggi non lavorerà più con il comune di Chieti, visto che tanto comunque non ci lavora da 8 anni, da quando insomma sono subentrate alcune dinamiche, adesso senza voler accusare chiaramente nessuno, però voi sapete che l'ufficio lavori pubblici, per dirne una, del comune di Chieti è diretto, il dirigente è un ingegnere che ogni mattina viene da Civitanova e Marche con il treno, sale con il pullman e prende servizio al suo ufficio. Io vorrei sapere, vorrei chiedere, se scoppia una fogna di sabato, di domenica, o se c'è una frana a Chieti e un problema di dissesto geologico come quello di Santa Maria, del quale, nei confronti del quale vedo poca attenzione da parte dell'amministrazione, vorrei sapere cosa accade. Ma fatta questa parentesi, io dicevo, sono stato disponibile a favore della città per mettermi al servizio della città, anche a fare un passo indietro per quanto riguarda il mio lavoro, delle mie aziende, e veramente mettermi totalmente al servizio della città. Sono rimasto solo amministratore di società che nulla hanno a che fare con la cosa pubblica, come quella che conoscete sicuramente un po' tutti, avviata in questi ultimi mesi, perché io veramente in controtendenza, la persona quale mi ritengo di essere coraggiosa, ho aperto una nuova attività commerciale a Chieti insieme a mio fratello e all'amico Manuel Cantalone, che colgo l'occasione per ringraziare qui presente, perché in questi anni anche egli con me non ha mai fatto mancare il supporto
alla città di Chieti, in ogni laddove lui e la sua famiglia si sono sempre prodigati come insomma nella loro indole e nella loro storia personale a favore della città, e lo ringrazio per aver anche accettato la sfida, un profilo importante come il suo che si mette a disposizione, ha tutto da dare e nulla da prendere a favore della città, e lo ringrazio per aver scelto di candidarsi nella lista Chiama Chieti. Pertanto dicevo, la giovane età secondo me non è un minus valore ma è un plus valore, perché a parte che il mondo viaggia a 3.000 all'ora, ma non da adesso, perché voi vi ricorderete sindaci e amministratori in Abruzzo, anche a Chieti, come fu all'epoca il sindaco Buracchio che venne eletto a 28 anni, così come tanti altri amministratori, così come anche oggi, voglio dire, oggi abbiamo il premier dell'Austria Sebastian Kurz che è stato rieletto presidente, primo ministro dell'Austria, ha appena 30 anni. Così come recentemente la premier della Finlandia eletta ha appena 30 anni. Quindi io ritengo che l'entusiasmo che hanno i giovani è un plus valore ma non è un minus valore. Tra l'altro io in questi anni, come diceva Abramo Lincoln, non conta l'età anagrafica ma ciò che ci metti è quello che è il vissuto di quegli anni. Io in questi anni veramente ho ricoperto ruoli importanti, bontà di chi mi ha dato la fiducia e chi mi ha voluto individuare all'interno di questi consessi, dicevo enti pubblici e privati nei quali ho dato il mio contributo, quindi ritengo di avere anche una mia esperienza, quindi non solo per la parte privata, anche della cosa pubblica, perché ho fatto il vicepresidente della Camera di Commercio per 3 anni e mezzo, nonché l'amministratore pubblico del Teatro Marruccino, e voglio, tra l'altro approfitto per ringraziare una persona che mi ha accompagnato nel percorso di vicepresidente della Camera di Commercio, perché era anche lei vicepresidente unitamente a me, la vedo qui presente, la presidente di Confcommercio, la mia cara amica Teatina Doc, Marisa Tiberio, un bacio e un abbraccio affettuoso a lei. Io vorrei rivolgere anche un applauso a chi oggi purtroppo è venuto meno, e proprio in questi momenti si stanno celebrando i funerali della compianta presidente dell'ANFAS, alla quale va la famiglia, va tutto il nostro cordoglio e le nostre condoglianze. Io mi accingo alla chiusura, passo che non spetta a me ma per una questione proprio di vocazione spetta all'ingegner Giustino Angeloni, gli passo il microfono. Grazie a tutti, grazie per essere venuti, mi scuso con le persone, con le tante persone che sono rimaste fuori andando a fare delle interviste. Chiaramente ho visto che purtroppo tante persone non sono riuscite a entrare in sala, non ci aspettavamo naturalmente tutte queste persone, perché oggi ci tengo a dire che noi presentiamo alla stampa, agli organi di stampa il nostro progetto, ma non è la presentazione ufficiale, che chiaramente vi faremo sapere quando si svolgerà, a questo punto in un luogo che dovrà contenere davvero tante persone, perché vedo un grande entusiasmo, una grande forza propositiva e un grande affetto a favore di questo progetto che è schierato dalla parte dei cittadini e della città. Quindi grazie di cuore per essere venuti, tra l'altro in una giornata come questa, sostanzialmente molte persone non lavorano, invece sono volute dedicare a un tema importante come quello del rilancio della nostra città. Quindi niente, grazie a tutti, io poi chiedo di venire qui a fianco a me perché ci tengo a spiegare, magari Giustino vuoi che lo faccio subito dopo le tue chiusure, anche lo slogan e quello che vedete alle mie spalle, che è il nostro manifesto, il manifesto elettorale, quindi chiedo di venire qui sulle mie gambe, tra le mie braccia, Sofia e Greta, venite, c'è un motivo specifico. Un motivo specifico, vieni Sofia, un motivo specifico perché la vita a Chieti, perché queste bambine, insieme a loro tantissime bambine, meritano di avere un futuro roseo in questa città che tutti amiamo, che insomma tanti di noi auspicano, nella quale tanti di noi auspicano che anche i propri figli possano crescere così come abbiamo fatto noi, perché tutto sommato è una città nella quale c'è una grandissima qualità della vita, anche a livello geografico naturalmente siamo situati al meglio perché siamo al centro Italia, si raggiunge facilmente la capitale anche se c'è una carenza di infrastrutture, ma
siamo banalmente, si passa dal mare alla montagna in mezz'ora, non c'è criminalità organizzata, è una città che ha poi un patrimonio culturale ricchissimo, e ci tengo a dirlo che anche da lì dovremo ripartire, perché come tutti sapete noi siamo, dal punto di vista culturale, la nostra vocazione, le nostre peculiarità sono importantissime. Perché questo? Dico questo perché non è vero che bisogna piangersi addosso, perché anche realtà limitrofe come Francavilla al Mare, io tanto non ho gli schieramenti, io vado oltre gli schieramenti, chi ha fatto bene, indipendentemente se è di centro-sinistra, di centro-destra, ben venga e glielo vogliamo riconoscere. Una città come Francavilla è stata riqualificata egregiamente per andare un pochino più lontano. La città di Matera, che è una città anche che viveva un declino, un degrado, ha saputo ripuntare, ha saputo puntare sui propri tesori e sulle proprie peculiarità, come i Sassi e come tante altre cose, rilanciando e riportando una grande economia a favore della città. Bene, questo è quello che vogliamo fare anche noi a Chieti, perché Chieti ha due musei nazionali, il Museo Archeologico di Villa Frigeri, all'interno del quale c'è il Guerriero di Capestiano, non lo sanno questo neanche i teatini, per quanto sia poco pubblicizzato, così come il Museo Archeologico della Civitella, con un contenitore importante come l'arena dell'anfiteatro della Civitella, dove noi intendiamo, con un protocollo di intesa, cioè confrontandoci con gli enti competenti, vorremmo proporre una stagione, una programmazione, essa sia lirica, essa sia di musica leggera, dove l'estate si potrà vivere di eventi, generando una grande linfa, una grande economia per la città. Così come, insomma, lo sapete bene, abbiamo un grande patrimonio, e questi musei, devo dire che dagli ultimi dati, sono i musei con i meno ingressi di tutta Italia, appena più di 1000 ingressi, e per lo più gratuità. Quindi questo non va bene, da lì dobbiamo ripartire, mettere a fattor comune con un turismo integrato queste istituzioni, facendole colloquiare tra loro, finora cosa che non è stata fatta. Abbiamo il museo universitario, abbiamo la Pinacoteca Barbella, abbiamo il teatro romano, abbiamo le terme romane, che pochi sanno che dopo le terme di Caracalla e le terme di Diocleziano sono uno dei complessi termali più importanti d'Italia. Questo lo dobbiamo far conoscere, dobbiamo far sapere il nostro teatro, la Chieti Sotterranea, di Poggeo, abbiamo veramente tanto da promuovere, ma non lo sappiamo promuovere, perché Chieti è un'azienda pubblica, come fosse un'azienda privata, che non ha il suo marketing, non ha il suo piano marketing. Noi banalmente non abbiamo un infopoint a Chieti, non abbiamo neanche un infopoint, per cui centinaia di turisti che sono arrivati quest'estate anche dall'estero non sapevano dove e a chi rivolgersi. Noi invece intendiamo non solo mettere un infopoint, ma anche fare una digitalizzazione, cosa che oggi manca, anche con un'app del comune che non c'è, che non esiste, puntando anche appunto a digitalizzare e ad innovare una rete di informazioni indispensabile per la fruibilità della città, dove ci possono essere attività commerciali, bar, ristoranti, le istituzioni, gli enti, i musei, e addirittura magari con lo smartphone individuare un palazzo storico e con la sola fotocamera farci dire la descrizione, gli orari, la fruibilità e quant'altro. Abbiamo veramente tanto da fare, ma non mi voglio dilungare. Dunque, quindi dicevo, la vita a Chieti, voglio spiegare questo slogan e questo manifesto. La vita a Chieti, perché Chieti ci lamentiamo che è una città morta. E quindi noi come prima cosa intendiamo riportare entusiasmo e vita a Chieti, perché Chieti deve tornare ad essere, tanti di voi lo sanno, a riprendere quello smalto e quello splendore che ha sempre avuto quando pululava di gente. Oggi invece Chieti è una città morta, basta uscire per il centro storico, ma anche per la parte bassa, da una certa ora in poi, e si vedrà che è il deserto dei tartari, perché Chieti ha perso la sua identità su questo, e la sua identità, chiariamolo, non può tornarla a dare una persona che non è di Chieti. Partiamo da questo, l'identità è una cosa importante, non si è teatini per opportunismo, ma si è teatini nel cuore, si è teatini quando si è dato anche il primo bacio, come mi ha insegnato qualcuno, agli archetti della villa comunale. Anche questo è importante, a frequentare, come ho fatto io, lo stadio Angelini, che oggi purtroppo è inagibile, la squadra deve andare a giocare oggi a quest'area, a Città Sant'Angelo, domani a Ortona, perché non abbiamo neanche più lo stadio.
a frequentare, dicevo, lo stadio Angelini e quei colori nero-verdi che a me mi facevano battere il cuore quando io da bambino con Mastrandrea, e chi sa qualcosa di Chieti si renderà conto di chi sto parlando, andavo a fare da bambino il raccattapalle. Quindi la vita a Chieti è riportare la vita a Chieti, ma anche la vita che tutti noi abbiamo vissuto e abbiamo trascorso a Chieti, cosa che mi sembra di capire non sia affatto scontata. Ed è assurdo, perché io ho tante persone che oggi si accingono, come il candidato in pectore del centrodestra, si accinge, diciamo, adesso a sciacquarsi la bocca, a candidarsi, a sciacquarsi la bocca con la parola Chieti, ma io non l'ho mai visto al palazzetto dello sport, non l'ho mai visto alla processione, non l'ho mai visto allo stadio, non l'ho mai visto in tanti consessi teatini. Quindi cosa ci viene a dire oggi? Nei suoi ruoli, e dico 10 anni di parlamentare della circoscrizione della città di Chieti, io vorrei sapere, così come 8 anni di consigliere regionale, cosa ha fatto per la nostra città tanto da meritare questo premio di fare il candidato sindaco della città. Intendiamoci, parimenti ritengo responsabile anche l'opposizione, perché l'opposizione in questi anni è stata inerme, come ha detto l'amico Luca Maccione, per cui ritengo chiaramente responsabile parimenti anche l'opposizione, che è stata totalmente inconsistente e che peraltro anche 5 anni ha avuto l'onore e l'onere di governare la città, e credo che sia sotto gli occhi di tutti che non l'abbia fatto in maniera degna. Per cui dicevo, la vita a Chieti, perché tutti noi l'abbiamo trascorsa a Chieti, e perché intendiamo riportarla chiaramente a Chieti, e Chieti per la vita, perché noi realmente disinteressati da tutto, ma solo per amore, giuriamo fedeltà alla città di Chieti, e quindi Chieti per la vita. Quindi ripartiamo dai giovani, che è giusto che abbiano un futuro dignitoso e che non i pezzi di intonaco cadano sulle teste dei nostri bambini perché non viene fatta un'opportuna manutenzione, o che i genitori purtroppo siano costretti all'inizio dell'anno a fare la colletta per la carta igienica o per i cancellini. Questa non è dignità, questa è una cosa scandalosa, e quindi noi dobbiamo garantire, ci dobbiamo impegnare, tutti noi abbiamo un dovere morale e civico di farlo a favore di questi bambini e delle future generazioni. Prevalentemente tanti di questi giovani sono anche costretti, e questo è un tema per il quale oggi siamo qui, abbiamo voluto fare questa conferenza al cuore dell'area industriale di Chieti Scalo, pur perché sono persi tanti posti di lavoro e tanti giovani purtroppo sono costretti, chi è più fortunato, a migrare al nord, e chi è meno fortunato a migrare all'estero, perché qui non trova più occupazione, benché qui sia invece una città dove c'è una grande qualità della vita. Quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo da loro, perché loro sono il futuro e lo dobbiamo tutelare. Grazie a tutti. A me il compito di trarre qualche conclusione. Una mi viene subito, spontanea: è evidente che il nostro coordinatore è Fregna. Questo penso che ormai sia diciamo la palissiano. Il secondo punto, che poi è l'unico punto politico che tratterò, per il resto del mio colloquio farò un altro tipo di discorso, è che voglio comunicarvi questo concetto. Ci apprestiamo ad andare alle elezioni comunali e formalmente avremo degli schieramenti, avremo dei candidati sindaco. Non è così, non è un'elezione comunale questo è un referendum, che è una cosa ben diversa. O tu pensi di stare dalla parte dei partiti, i quali pretendono di eterodirigere quello che accade a Chieti e ad accadrà, e le persone anziane come me hanno già vissuto che cosa significa essere eterodiretti. Allora il boss si chiamava Remo Gaspari, però muoveva le pedine su Chieti, non facendo decidere ai teatini assolutamente nulla. Chi è anziano, chi ha vissuto la Prima Repubblica, si ricorderà il giorno in cui un bravo sindaco, il sindaco Roccioletti, fu dimissionato perché doveva andare a fare il senatore della Repubblica e c'era incompatibilità, salvo poi a paracadutare a Chieti un certo signor
Adriano Bompiani, che nessuno conosceva e che era un professore dell'Università di Roma, il quale fece il senatore. Abbiamo già larga esperienza, Buracchio, Roccioletti e gli altri, di che cosa significa essere eterodiretti. Quindi è un referendum. O scegliamo la strada dei partiti, ed io non entro nel merito, anche se sono personalmente molto colpito nel mio orgoglio. Io sono l'ultimo consigliere comunale vivente del Movimento Sociale Italiano prima dell'avvento di Cucullo, cioè del Movimento Sociale di Potere. Io ero uno dei 3 consiglieri comunali di opposizione contro 26 della Democrazia Cristiana, eterodiretta. Ebbene, io quel mio simbolino, a cui ho dedicato tutta quanta la mia gioventù, oggi la vedo dentro Fratelli d'Italia, cioè il partito che è il ricettacolo in questo momento di quanto di più immondo possiamo pensare per la continuazione e la sopravvivenza a se stessi e al proprio sistema di potere. Allora questo è il referendum. Decidiamo di stare con la città e quindi di essere noi protagonisti del nostro futuro, o decidiamo di delegare ai partiti quello che accadrà? I partiti decidono nelle segrete stanze, con concetti di equilibrio ed equilibrismi. E ieri sera, alla trasmissione di Rete 8 che avrete sentito, abbiamo ascoltato persone che in maniera precisa hanno dichiarato che ormai la politica non si fa più in sede locale, ma che bisogna assolutamente rifarsi alla politica regionale ed a quella nazionale. Ecco quindi il senso del nostro movimento, che è un movimento di protesta, di vita e di rinascita. E su questo vi voglio dire una cosa. È evidente che i partiti possono giocare su un armamentario enorme in termini propagandistici. Tra poco saremo subissati di gente che arriverà da fuori per fare la propaganda a questa o a quella lista. Noi questi personaggi, dico io fortunatamente, non ce li abbiamo. Noi siamo noi. Però se ognuno di noi capirà che nelle sue mani, nella sua bocca, nella sua mente, nel suo cuore c'è la possibilità di vincere, per cui ognuno di noi si trasformerà in un propagandista di questa idea, di questo sindaco, di questa futura giunta, di queste competenze, allora noi vinceremo. E quello che otterremo non è soltanto amministrare Chieti, sarà l'aver dimostrato che esiste un modello diverso per arrivare ad autodeterminarsi e per diventare protagonisti di nuovo della propria storia. Ed ora entro nella seconda ed ultima parte del mio dire. La mia lista, che è una lista modesta, si riconosce subito, perché ovviamente è nero-verde e poi ha l'elmo di Achille, l'elmo mirmidone, perché Achille era il re dei mirmidoni. Si chiama la teatinità. Ora vedete, io sono convinto di una cosa, e ne sono convinto anche come uomo d'azienda e come uomo di sport. Esiste la squadra forte, la squadra fatta di giocatori forti, ma non è detto che la squadra fatta di giocatori forti sia la squadra forte che vince. Se questa squadra non ha un'anima, non ha un qualcosa di immateriale, di intrasmissibile in termini di dati e di numeri, che lega tutte quante queste persone, che fa in modo che dentro lo spogliatoio, prima di entrare in campo, si guardano con gli occhi diversi, e quando vanno dentro, anche se inferiori rispetto agli avversari, anche se costano la metà, vincono, perché hanno qualche cosa dentro che li porta a vincere e che li fa essere diversi.
Questa è la teatinità, questo è il nostro modo di essere, questo è quel qualche cosa che abbiamo appreso con l'imprinting quando abbiamo aperto i nostri occhi e abbiamo visto per prima cosa la nostra mamma, ma abbiamo visto Chieti. Chieti, che ameremo fino all'ultimo soffio di vita, perché questa è la nostra terra. Questa è la terra dove, andando al cimitero, ritroviamo sepolti non soltanto i nostri parenti, noi troviamo gli amici, quanti ce ne sono lì e quanti ce ne continuano ad andare. Tra poco ci sarà la processione del Venerdì Santo, no? Dove si suonerà il nostro inno nazionale, che è il Miserere di Saverio Selecchi. E guardando questa processione che passa, qualcuno penserà: Statran mi mette la fascia tricolore e vai appresso alla Madonna, cucendo tutti quanti, Madonna, guardare. Vabbè, ci sarà chi... Noi cosa pensiamo? Noi pensiamo, quando passano i musici e quando passano i cantori, si veste, stanno, c'è manca quello, c'è manca quell'altro, quello sa morto, quell'altro uno sta male, però dopo, contemporaneamente, vediamo che passano i violini e passano i bambini di 4 anni, di 5 anni, che occupano le prime file e suonano lo Miserere, e allora dentro di te pensi: n'avevo morto, n'avevo morto, eccoli qua, questi è Chieti, questi è Chieti per uno che lavora, ci stanno sti cetele, i quali ci fanno ricordare che è Chieti, che suonano lo Miserere, che vedono quali sono le nostre tradizioni. Questo non dobbiamo essere. E allora vedete, Chieti. Allora vedete, questa cosa che abbiamo noi, che non si compra al mercato e non si compra nemmeno al mercato delle vacche, che è quello al quale stiamo assistendo, questa ce l'abbiamo solo noi. Gli altri si possono inventare le liste civiche, lo stanno facendo. Una è la lista del PD mascherata da civica, carrozzata Pininfarina, è chiaro. Un'altra è invece l'idea di qualcuno il quale ha detto: bah, siccome non trovo un partito, faccio una civica. Capì? Come se alla fine, ripeto, essere civici è soltanto un fatto di natura formale e non di natura sostanziale. Io ho finito. Che cosa farò in questo frattempo? Dopo un giorno mi metterò anche a divertirmi con i contenuti, perché gli devo anche dimostrare a sti quattro scemi che dicono sempre che le cose non si fanno perché non c'hanno i soldi. Quanti cazzi di soldi hanno iattate per le cose inutili? E dopodiché dicono che non c'è i soldi per lo scuolabus o per l'asilo nido. Che mi dicessero i 180.000 euro del mutuo delle centraline per la misurazione della qualità dell'aria, che stanno là sfondate, rubate, messe in campagna perché l'assessore ce l'ha voluto mettere. E lo mutuo però lo paghiamo, ma dopo dici che i soldi non ci stanno. Oppure che non sanno nemmeno che cos'è un finanziamento europeo, figurati che i dirigenti di cui parlavamo prima sono in grado, non di scrivere, perché scrivere già è difficile, di legge senza sbagliare, eppure scritto in italiano, non è scritto in inglese, un progetto di natura europea. Poi dopo, quando entreremo nella campagna elettorale, gli dicemo come s'avesse dovuta fa, come s'ha da fa e come si farà. Gliele dice. Ma oggi è il momento nel quale noi dobbiamo ringraziare il nostro coordinatore Stuaglione, che
vedete, questo è magico, no? Questa è la teatinità. Ma chi cazzo gliel'ha detto? Scusate, signore, a una persona che sta bene economicamente, che c'ha la sua professione, che c'ha tutto il futuro fatto in una certa maniera, ma chi l'ha detto? Da mettersi in mezzo a su guai della gente che alle 6 le mattine gli andrà a rompere le palle, ma dita da l'uposto, ma dita... E le banche che arrivano... E le banche che arrivano a dita pagate, da pagare, e qua sta, e lì dei crediti giuntivi, ma chi l'ha detto? Gliel'ha detto la teatinità, gliel'ha detto l'imprinting, gliel'ha detto lo fatto che è lo nipote dell'ingegnere Urrico, al quale ovviamente mando un saluto e al del quale ricorderò un episodio e dopodiché con questo chiudo. Noi avevamo vinto il campionato di Serie B di pallacanestro giocando alla Villa e spalando la neve quando ne ingueva. Perché? Perché noi volavamo che gli avversari giochevano con la neve intorno al campo. E avevamo la mattina presto, spalavamo e dopo Filippo, puff, te Piero, puff, te Piero, e le corzavamo e la rimandavamo a casa. Se non che a un certo punto arriva la federazione che manda uno scritto e dice dal prossimo anno non giocate più se non al coperto. E questa cosa, stavamo tutti quanti dentro al circolo basket, che era la sede del pallacanestro, ci prese come una mazzata sopra la coccia, perché l'ingegnere Urrico, il quale era quello che a Roma giostrava ovviamente le cose federali, non se l'aspettava e disse: oh, parla, e mo come facciamo? L'unico palazzetto coperto che esisteva in Abruzzo, più vicino a Chieti, niente da meno, era la casa dello sport a Teramo. Vedete un po' se putavamo io a Teramo. E allora siamo stati là un momento, dopo che mi ha guardato all'occhio e mi ha detto: e a me. E però ci abbiamo portato una callarella e l'uccesso. E ci portiamo, una... io ero studente di ingegneria, ci siamo portati una gallarella e l'Uges. Avevamo ido a Colle dell'Ara ed era l'inizio del mese di maggio. E a me, giusto, segna, qua, dai, der, a mano, la gallarella, qua segna, qua, la fittuccia, misura. Cioè, signori, il 21 di settembre il Chieti, alla prima partita di Coppa Italia contro Lorenzo da Cantù, ha giocato dentro la palestra, che sta ancora là. E vi invito tutti a venirci alle 5, perché la squadra di pallavolo della Teatina femminile si gioca un pezzo grosso di promozione contro l'Altino. E quindi c'è dei Tavinei, è giornata nero verde, vi aspettiamo. A Paolo sta avuto in civica, mancazza, capito? È chiaro? Quindi, questa è la teatinità. Questo è il nostro modo, anche semplice, se vogliamo, non semplicistico, semplice di essere. E con la collaborazione di tutti, contando su tutti questi attivisti e su tanti quelli che voi attiverete in una specie di reazione a catena, per cui l'urto di un atomo contro un altro atomo trasmette la quantità di moto e innesca la reazione a catena, io vi dico, noi, se saremo bravi e saremo in linea con questa nostra aspettativa, noi possiamo vincere. E che San Giustino benedisce a stu bardasci e a tutti quelli che l'aiuteranno. Grazie a tutti. Chiudo con delle parole di Matteo Salvini, che dice: chi ha sbagliato non può far parte di una squadra che si propone di vincere in questa città e di rilanciare questa città. Con le sue parole praticamente si evince che noi davvero siamo l'unica alternativa. Quindi dateci fiducia, siate missionari di queste parole e di questo progetto. Siamo nelle vostre mani per il futuro di questa città. Grazie a tutti e siamo aperti a tutti i movimenti, a tutte le associazioni che in questi giorni si vorranno avvicinare a noi, perché noi non siamo esclusivi, ma siamo inclusivi. Facciamo tutti insieme.